Senti Moreno, qui c'è un tavolo di gente strana, tu li conosci? Bello, preso da tutti e due. Sempre lui. Chi? Sempre lui. Filippo Monti, quello che vince sempre, basta. Ne aveva lasciati in dicembre che aveva vinto in gennaio. Cioè questo signore qui? In giugno ha vinto lui, basta, non se ne può più. È una buffet. Queste voci sono false, tendenziose oppure hanno un... Anzi, lo chiederei a una persona che ha gestito... So che gestiva anche dei soldi, tra l'altro. Tempo fatto. Chi ha vinto? Chi ha vinto la giornata, gentlemen? Federico Montevideo. Come Federico Montevideo? Ha fatto un primo e due secondi. Scusi, tu sei profumatamente pagato per dire stronzate, quindi? Si vede di sì, io sapevo che aveva vinto Filippo Monti. Però... Io chiederei all'unica persona seria di questo tavolo... Ecco. Quindi che stiamo parlando? Di sua eccellenza lei era il titolo, vero? Ambasciatore di? No, io ero un appassionato di cavalli. Sì? Ero. Adesso non più. No, ancora. Ancora? Mica perdiamo. Sono meglio tutta notte a guardare la televisione. Sì. Ma ce le danno anche di notte, quando io le perdo di chi? Le corse dei cavalli danno di notte. Sì. Poi non parla, sì. Che non è mica poco. Ma è una bella cosa questa che hanno fatto. Perché oltretutto ti fa vedere le corse all'estero, dove ci sono tanti italiani che si dovrebbero andare a correre e vincono. Comunque sei più informato di quando eri presidente. Quando eri presidente non sapevi un cazzo. È vero. Invece adesso se guardi le corse sei informatissimo. Vabbè, non mi resta altro da fare. Colpo grosso, quindi mi farebbe da dire, perché se le televisioni notturne, colpo grosso. Nelle cose negative ci sono anche quelle positive, sì. Che essendo, come dice lui, che io non ero così bravissimo, sì. Lo dice lui, sarà tutt'altro così perché è il presidente attuale, quindi voglio dire questo, lasciavo spazio a tutti. li lasciavo vincere perché io correvo per passione, però non ero accanito era Michele che aveva 1300 corse di... E Filippo invece non è accanito? No, Filippo no. L'ha accavallato. È accavallato. È in competizione con Zaccherini. Con Zaccherini. Io a questo punto darei la parola a Gioia, che è la persona più imparziale, sì. E che vive la situazione direttamente. Quindi andiamo con Gioia. Dice di no, a questo punto la chiosa va alla persona che viene reclamata dal pubblico. Qual è la chiosa di questo discorso assolutamente inutile? Ma qua rimane il numero uno. È vero. Sì, perché io devo dire una cosa, quando sono stato presidente, sì? È una realtà, sono stato il padre di tutti, perché io volevo bene al gentleman che aveva un cavallo come quello che ne aveva 10 e lo trattavo lo stesso modo e molti me lo riconoscono ancora oggi. Poi sono stato sostituito da una persona estremamente... Di potere? No, estremamente valida, che ti chiamano Sole, di cui io mi sono felice di essere stato sostituito, perché io ho dato, quando sono stato poco bene, ho dato profeta a tutto, e Michele, devo dire, che è stato il mio vicepresidente per tutta la vita. E ti è sempre stato sostenuto? Sì. Benissimo. Io farei un applauso quindi a Vittorio Tomasini perché si è dimostrato una volta di più il presidente in pectore, del resto con una giacca così, se non è in pectore lui, ma chi se no?